All'indomani del primo giorno di scuola dopo la pausa natalizia, nelle organizzazioni sindacali si respira un po' meno soddisfazione di quella espressa ieri dalle istituzioni. La CISL, per esempio, fa notare che lo screening sulla popolazione degli studenti ha coinvolto appena il 60% degli alunni e che quindi il tasso di positività degli asintomatici, attorno al 2,5%, non corrisponde alla situazione reale, mentre da parte della UIL si esprime rammarico per la mancata estensione dei tamponi gratuiti anche alla scuola dell'infanzia. Sono assenti 6 insegnanti ogni 100, quindi è un dato ancora gestibile, ma non siamo ancora arrivati al picco. Quando arriveremo al picco dovremo confrontarci con le nuove norme che prevedono per la scuola media e per la scuola superiore che ci sia una differenziazione tra gli alunni vaccinati o almeno vaccinati da 120 giorni e gli alunni che invece non hanno queste caratteristiche, per i quali sarà necessario riprendere le lezioni in DAD, a differenza dei vaccinati che invece avranno garantite le lezioni in presenza. Questo è un dato molto sconfortante in quanto discriminante in primo luogo, ma soprattutto che potrebbe creare dei problemi del personale. Immaginate dei docenti che a loro volta potrebbero ammalarsi e che dovranno gestire un gruppo da remoto e un gruppo in presenza in classe. Ci sono anche quei fondi aggiuntivi che erano stati appunto destinati alle scuole per il personale Covid. Erano da mesi che facevamo notare al Ministero, al Governo, che bisognava prorogare questi contratti Covid che diventano sostanziali per far sì che tra sanificazioni e classi superaffollate la scuola possa essere effettuata in presenza. I contratti scadevano il 30 dicembre, per fortuna in extremis il Governo ha garantito le risorse, non ancora sufficienti perché ha garantito i rinnovi fino al 31 marzo per tutti i contratti speciali attivati per l'emergenza Covid. Questi contratti però il governo stesso ha promesso che troverà nel frattempo le altre risorse per garantire la fine in continuità dell'anno scolastico. Noi abbiamo sempre sostenuto chiaramente che la scuola debba essere fatta in presenza, ma le cose vanno pianificate. Arriviamo sempre un po' in ritardo per tutte le situazioni. I sistemi di ventilazione nelle classi non sono stati ancora attivati, quindi oggi il sistema di ventilazione è aprire la finestra. Ci sono delle problematiche che andavano affrontate prima di decidere che la scuola doveva giustamente riaprire in presenza. Molti genitori chiedono anche i tamponi per la fascia di età fino ai 5-6 anni. Hanno assolutamente ragione, è un'altra differenziazione che viene fatta tra i vari ordini di scuola. Ai bambini più piccoli non viene offerto l'uso del tampone e noi anche su questo punto riteniamo che gli alunni facciano parte di un grande sistema istruzione e debbano essere trattati in maniera omogenea tutti quanti.